Canon EOS 5D Mark IV. Tutti quanti conosciamo questo modello, io stesso ho già fatto un video recensione su questa particolare fotocamera, ve lo lascio in card, andatevelo a vedere se volete le specifiche e se volete le mie personali motivazioni per cui questa fotocamera è ancora incredibilmente attuale anche nel 2022 e lo sarà anche nel 2023, ma oggi andiamo ad approfondire, andiamo a vedere nello specifico qualche file che viene fuori da questo meraviglioso corpo macchina. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale, nel caso foste nuovi questo è un canale che si occupa prevalentemente di fotografia videomaking, ogni tanto facciamo qualche breve digressione nel mondo del design. Io sono Cesare e oggi vi parlo della mia personale esperienza con Canon EOS 5D Mark IV, in particolare andremo a vedere alcuni file che fuoriescono da questo corpo macchina. In particolare quello che mi interessa farvi vedere è la qualità dell'immagine che viene fuori da questa fotocamera. Io vi farò vedere le immagini ingrandite al 100%, quindi a monitor, anche se state guardando da smartphone c'è la possibilità che, soprattutto se avete dei monitor ad alta risoluzione, riusciate a capire qual è l'effettiva qualità del file d'uscita di questa fotocamera. Le immagini che vi farò vedere oggi sono state trattate, ma non tantissimo, nel senso che sul file RAW ho fatto delle modifiche, però non particolarmente invasive, in particolare non invasive sul colore. Questo dipende dal fatto che il colore era già stato tarato in camera, quindi sono tutte fotografie che vi faccio vedere che sono state realizzate con la luce flash, per cui il bilanciamento del bianco era stato tarato in camera ed era stato tarato appunto sui 5400 Kelvin, che di solito sono la costante di colore della maggior parte dei flash in circolazione. Quindi per quanto riguarda il colore non ho fatto modifiche sui file che vi farò vedere oggi, a meno che non vada poi a farvi vedere i file definitivi dove c'è stato anche della manipolazione del colore, del color grading, però vi farò vedere anche le immagini così come escono dalla fotocamera, con una sola eccezione: vi faccio vedere le immagini già processate con il mio template per Lightroom che ho chiamato Sharpness 5D Mark IV, perché fondamentalmente il file d'uscita di questa fotocamera ha un, non difetto, però una cosa su cui ho avuto bisogno di creare addirittura un preset per correggerlo. Il file d'uscita di questa fotocamera è morbido, è molto morbido. Questo può sembrare un problema, può sembrare un difetto, e effettivamente io stesso l'ho vissuto come tale, nel senso che quando io tiro giù le mie immagini da questa fotocamera non sono pronte per essere utilizzate, non sono pronte proprio per niente, hanno assolutamente bisogno di un preset per la nitidezza come quello che mi sono creato io e che vi lascio comunque in descrizione. Se andate in descrizione vi lascio il link alla pagina sul mio sito dove ho messo i miei preset gratuiti, tra cui questo, quindi se volete scaricarlo usatelo pure, non è adatto a tutte le fotocamere, io l'ho tarato su questa quindi non andrà bene se avete un'altra fotocamera, però è gratuito quindi provatelo. Ha assolutamente, come vi dicevo, bisogno di un preset per la nitidezza oppure comunque di una toccatina ai fader della nitidezza, del pannello nitidezza, perché così come sono i file che escono da questa fotocamera non vanno bene, non vanno assolutamente bene, sono troppo morbidi. Ovviamente la casa produttrice l'ha fatto apposta per darci la possibilità di decidere come sviluppare la nitidezza nelle nostre immagini. Io questo lo capisco benissimo, è un ragionamento che accetto e quindi mi va benissimo lavorare così. Mi creo un preset e so che ogni volta che carico delle foto fatte con questa camera applico automaticamente quel preset. Anzi, se state utilizzando Lightroom esistono addirittura dei predefiniti di importazione, per cui voi potete impostarlo in maniera tale che quando importate un file che è stato generato da una particolare fotocamera vi venga automaticamente applicato quel preset. Quindi bypassiamo il problema alla radice e il problema della nostra fotografia un pochettino morbida è già stroncato sul nascere. Una volta che andiamo a esaminare le fotografie ci rendiamo conto, e qui vi faccio vedere alcuni campioni, queste sono tutte immagini che ho realizzato con questa fotocamera, potete sicuramente apprezzare, anche se lo state vedendo in piccolo, la qualità del dettaglio. Stiamo parlando di un corpo macchina che io adoro, perché al di là della pura prestazione del body, quindi bottoni, tasti personalizzati, tasti custom a cui si possono assegnare funzioni che vanno bene per quello che dobbiamo fare di volta in volta, quindi al di là di quello, che comunque è apprezzabile perché ha una serie di bottoni, tra cui per esempio c'è un pulsantino qui tra il joystick e il tasto a croce, un bottone personalizzabile a cui si possono assegnare diverse funzioni,
funzioni, ci sono un sacco di bottoni a cui si possono assegnare funzioni particolari. Io non ne uso tante, però per esempio a questo ho assegnato la funzione di skip sulle varie modalità dei punti di messa a fuoco, una cosa che mi torna molto utile quando devo cambiare contesto in rapida successione. Magari sto facendo un ritratto posato a un matrimonio, però subito dopo arrivano degli invitati, allora mi servono più punti di messa a fuoco per seguire l'azione. Ecco, con quel bottone posso per esempio fare il recycle tra le varie opzioni dei punti di messa a fuoco senza dover cliccare due volte per aprire il menu. Quindi questa per esempio è una cosa apprezzabilissima. Però al di là di tutto questo e al di là del fatto che guardate come sta bene in mano, io adoro questa camera come sta nella mia mano, veramente per quanto riguarda l'ergonomia non c'è mirrorless che tenga. Questa è la migliore fotocamera che io abbia mai tenuto in mano in tutta la mia vita, sembra disegnata per la mia mano. Guardate quanto spazio ha il mignolo, vedete che il mignolo è perfettamente dentro nel body, non è fuori. Con una mirrorless io mi ritrovo il mignolo che è esattamente qui sul terminale dell'impugnatura, invece qui il mio mignolo è dentro addirittura. Quindi questa è una camera progettata per una mano potenzialmente più grande della mia. Che dire, è veramente un piacere tenerla in mano e il peso è veramente fantastico. Io adoro il peso di questa camera, è perfettamente bilanciata. Molte mirrorless che ho provato sono leggere, certo, hanno il body molto più piccolo, però hanno la lente che è grande quanto prima se non di più. Inoltre i materiali di costruzione pesano di più, quindi l'effetto qual è? Che pende in avanti, è pesantissima, è difficile da tenere perché ha tutto il peso sul frontale dell'obiettivo. Questa qui è un'operazione di bilanciamento e design veramente incredibile, sta nella mano che è una meraviglia. Va anche detto che la sto utilizzando con il 24-105 EF versione 2, quindi una lente che a me non piaceva inizialmente. Pensate, a me questa lente non piaceva, l'ho rivalutata per due motivi. Primo, perché essendo la versione 2 hanno risolto un po' di problemi che nella prima versione non mi avevano tanto convinto, tra cui un po' di vignettatura, un po' di distorsione del barilotto. Io trovo che sia migliorata questa lente su questa versione. Ovviamente c'è la versione RF che, mi duole dirlo, è ancora meglio, però c'è poca differenza a livello di pura qualità tra queste due lenti. La versione RF ha in più la monta RF e la potenzialità di essere agganciata a una mirrorless e quindi di poter gestire tutta una serie di cose in più, però a livello di pura qualità la differenza non è tantissima tra queste due. Questa lente l'ho molto rivalutata per due motivi fondamentalmente. Il primo è che è una lente comunque standard, è lo zoom kit delle full frame. Con questa lente praticamente si può fare quasi qualsiasi cosa. Dico quasi perché esistono alcuni contesti ovviamente dove ci vuole per forza un f1.4, un f1.2, quindi non può fare qualsiasi cosa. Non ha un bello sfocato. Questa non è una lente con un bello sfocato, è il suo unico punto debole. L'apertura è l'unico punto debole di questa lente, perché per il resto ha una gamma che è bellissima, perché da 24 a 105 vuol dire che ci faccio interni, ci faccio paesaggio, ci faccio un po' di macro, ci faccio prodotto, ci faccio ritratto, ci faccio eventi, ci faccio qualsiasi cosa con questa lente. L'unica cosa che non può fare è magari astrofotografia, perché non ha un'apertura tale da permettermi di catturare la volta stellata. Non ci posso fare ritratti con un bello sfocato, perché questa lente non ha un bello sfocato e soprattutto fa fatica a sfocare, perché l'apertura massima è un F4. Tolto questo difetto, io l'ho rivalutata però perché mi sono detto: io faccio tantissime fotografie in studio e in studio scatto F8, F9, F11, comunque in quel range lì, quindi sono ben oltre F4, per cui l'F1.2 non mi serve sempre. Quindi se io vado in studio fotografico con questa, con una lente sola, copro veramente da 24 a 105. Poi lasciamo stare che in studio io la uso prevalentemente a 85 mm, mi piace un sacco quella lunghezza focale, e sulla camera full frame è effettivamente un 85 mm, quindi non uso magari il 24 in studio, cioè è difficile che usi il 24 in studio per fare un ritratto, anche il 35 è difficile, di solito in studio uso l'85, però mi dà un range per cui potrei anche permettermi di usare il 24 in studio, potrei permettermi di usare il 35, il 50, il 70, l'85, il 100, il 105, ce li ho tutti in una lente sola. E oltretutto questa lente è una lama, è veramente molto molto nitida, il che a me piace moltissimo, perché quando io sono in studio e scatto F8 io voglio che il mio soggetto sia bello a fuoco tutto quanto, perché quando io scatto in studio spesso sto pensando a scattare per la
apposta, quindi sto pensando poi a scontornare il mio soggetto e quindi voglio che i contorni siano definiti, non voglio quegli scatti a f1.4, 1.2 con i bordi poco definiti che cominciano già a perdersi, non voglio una cosa del genere perché poi vado a realizzare magari dei composite, delle composizioni per cui devo scontornare i miei soggetti e tirarli fuori dal contesto, per cui una lente come questa in questo caso è assolutamente fantastica. Ovviamente va bene anche se vogliamo fare un ritratto ambientato, va benissimo lo stesso, ovviamente non ha lo sfondo burroso, il bokeh con le palle che potremmo avere su un'ottica di altro tipo, però per quel tipo di shooting andiamo su un'ottica di altro tipo. Quello che vi faccio vedere io oggi è puramente la qualità ottica che viene fuori da questo corpo macchina abbinato a questa lente. È una cosa che mi premeva farvi vedere perché qualcuno mi ha fatto notare che nel video recensione che ho fatto di questa camera c'era, non si vedeva quasi niente di quello che io avevo realizzato con questa camera, quindi ci tenevo a fare un secondo video per farvi vedere quello per cui io la uso. E andiamo ora un attimino a parlare dell'utilizzo che faccio io di questa fotocamera. Io questa potrei usarla per fare video ma non lo faccio perché ho delle mirrorless, ben due, che utilizzo per fare video, quindi questa per me è una fotocamera, questa è la mia fotocamera principale, la mia camera principale, che non significa che sia quella che uso più spesso, anzi non la uso tanto spesso, la uso in determinate occasioni quando reputo che ne valga la pena, che ci sia il contesto adatto per poterla utilizzare, quindi la uso prevalentemente quando devo fare delle cose che vengono stampate. Non uso questa camera per fare i post di Instagram, sarebbe uno spreco, sarebbe come usare 100 euro per soffiarsi il naso, cioè è una cosa inutile. Quindi uso questa fotocamera quando so che il risultato del mio lavoro verrà stampato, e verrà stampato magari su dei formati anche non piccolissimi. Nella fattispecie recentemente la sto utilizzando soprattutto per fare fotografie per musicisti, quindi booklet per CD musicali, per presentazioni, volantini, brochure, manifesti, locandine, quelle da mettere nei locali per annunciare un evento, cose di questo tipo. Sto usando molto spesso questa camera per fare questo tipo di lavori perché sono sicuro che con i suoi bei 30 megapixel mi garantisce un formato di stampa che io posso tranquillamente mandare fuori su una A3 senza perdere un pixel, quindi questa è una garanzia assoluta, è una camera veramente fantastica da questo punto di vista e le stampe vengono fuori veramente molto ma molto bene. La utilizzo, come vi dicevo, prevalentemente in contesto di luce controllata, quindi scatto sempre a f8, quasi sempre a f8, quindi mi fa molto gioco poter montare una lente come il 24-105 serie L versione 2, perché in questo modo con questo corpo macchina io in qualunque contesto mi trovi di studio, con questa combinazione non devo più toccare niente, devo soltanto lavorare di zoom e ho tutto quello che mi serve. Poi ovviamente ho il mio trigger per far scattare i flash, però con questa combinazione tiro fuori tutto quello che mi serve. Ora, questa camera con questa combinazione è molto adatta a scattare in studio, vista la miriade di punti di messa a fuoco che ha, sarebbe adatta anche a scattare eventi posto che ci sia abbastanza luce, che non siano troppo bui, quindi magari un matrimonio diurno, sì, con un matrimonio diurno, un battesimo, un evento di giorno va benissimo, un evento di notte come un concerto, ecco, già lì dipende dall'illuminazione, non me la sento di consigliarvi a cuor leggero una cosa del genere per fare un concerto al buio. Andrebbe pur sempre bene per fare fotografia di interni, 24 mm limita un po' nella fotografia di interni, di esterni, di architettura in generale, però andrebbe bene, sarebbe comunque una fotocamera che se la cava in quell'ambito, anzi sarebbe sprecata, sarebbe facile. Io normalmente utilizzo la 6D quando devo fare fotografia di interni e di architettura, perché portare questa è uno spreco, non mi serve, non ce n'è bisogno, però andrebbe comunque bene. Va benissimo per fare ritratto, va benissimo per fare still life, va benissimo per fare fotografia di studio, ovviamente laddove ci serva una qualità spropositata, perché qui stiamo parlando di una fotocamera con una risoluzione molto alta, raramente c'è bisogno di una risoluzione simile. Ovviamente bisogna anche tener conto una cosa, è pesante, quindi pesa più di una mirrorless, è veramente un po' impegnativa, quindi se stiamo pensando magari di prenderla per fare eventi come matrimoni e tenercela addosso 16 ore, lì forse quasi me la sentirei di dire che è meglio una mirrorless, perché forse pesa un po' di meno. Anche se comunque si è lavorato per 20 anni con camere come questa, quindi secondo me è assolutamente fattibile, è un po' pesante, alla lunga si comincia a far sentire. Ecco, parlando di sport, per quanto abbia un sistema di messa a fuoco che quando uscì era rivoluzionario, tanti punti di messa a fuoco, molto molto veloce, io non vi dico che non è adatta a fare sport, vi dico che c'è di meglio, quindi se prendete un corpo macchina come questo per fare sport non è la scelta più indicata, e neanche per fare wildlife non è la cosa migliore, perché comunque sono file molto pesanti, la raffica
grafica non è straperformante, quindi c'è di meglio. I punti di messa a fuoco funzionano, ma comunque con l'automatismo di una mirrorless andiamo meglio, funziona molto meglio. Quindi se dobbiamo fare robe in rapido movimento, io vi consiglierò sempre una mirrorless rispetto a una fotocamera di concezione vecchia come questa. Questa qui è una reflex, quindi con lo specchio, quindi con tutto quello che ne consegue, più pesante, anche se comunque rimane un corpo macchina molto costoso e una lente molto costosa. I prezzi non sono scesi tanto da quando siamo passati al sistema mirrorless, quindi comunque qui stiamo parlando di una camera che costa dei bei soldi e per questo motivo non me la sento di consigliarvela tantissimo. Vi posso dire che ha una qualità eccezionale, che è meravigliosa dal punto di vista ergonomico, che ha un file d'uscita molto molto bello, ricordiamoci che dobbiamo mettere quel preset per la nitidezza, sennò poi è troppo morbido. Però detto questo, è una fotocamera che a me piace moltissimo. Io non la darò mai via, me la tengo finché campo, io me la tengo questa. È veramente la mia fotocamera preferita di tutte quelle che ho per fare foto, per fare solamente foto è la mia preferita sotto tutti i punti di vista. Per fare video preferisco la R7, per esempio, di gran lunga preferisco la R7 che sto utilizzando in questo momento. E a questo riguardo vi lascio in card il mio video unboxing della R7. Ho fatto anche un video sulla configurazione dei pulsanti, quindi andatevelo a cercare. Per quanto riguarda la R7, che appunto è tecnologia nuova, ci sono dei video che ho già pubblicato in cui vi spiego tutto quello che dovete sapere su quella videocamera. Vi ho già lasciato in card precedentemente il video recensione di questa fotocamera, quindi potete anche andarvi a vedere quali sono banalmente le differenze. Fondamentalmente camera nuova contro camera vecchia, di solito vince la camera nuova, però qui devo dire che abbiamo sostanzialmente un pareggio, perché per quanto riguarda la fotografia questa camera, almeno secondo il mio parere, non sarà mai seconda quasi a nessuna. Non sto a dilungarmi troppo, ma vi ricordo a questo punto che se avete apprezzato un tipo di contenuto come questo, in cui vi faccio vedere il risultato, il file d'uscita di una fotocamera come questa, vi invito a lasciarmi un like a questo video, così mi fate capire che avete apprezzato. Scrivetemelo anche in un commento, lasciatemi domande o richieste di informazioni se avete qualcosa che volete sapere che non ho detto in questo video su questa camera o su altre di quelle di cui ho fatto una recensione. Se vedete che ho fatto una recensione, vuol dire che ce l'ho avuta sotto mano quantomeno, quindi posso parlare con cognizione di causa. Ovviamente se mi chiedete qualcosa di una fotocamera che non conosco, vado a vedere, vi rispondo lo stesso per quello che posso, però quelle che ho avuto in mano sono molto più sicuro a darvi un'informazione perché ce le ho avute e magari ce le ho ancora in mano, quindi posso anche verificare. Non ultimo, vi invito a iscrivervi a questo canale e ad attivare la campanella, perché arriveranno degli aggiornamenti agli appuntamenti successivi e se vi attivate la campanella riceverete una piccola notifica che non vi darà troppo fastidio, ma vi ricorderà che è uscito un nuovo contenuto. Quindi questo, oltre ad aiutarmi con l'algoritmo, aiuta anche voi nel caso vogliate imparare qualcosa su attrezzature che magari non ho ancora mostrato in questo genere di video. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video.